Buonasera a tutti e benvenuti in questa serata autunnale, 16 ottobre 2020. È un piacere essere qua. Mancano pochissimi minuti barra secondi all'inizio di questa diretta. Sono molto contento di essere qua e di poter condividere alcuni momenti assieme. Spero si veda bene dalla telecamera per tutte le persone collegate. Innanzitutto un ringraziamento a Anna Tamburini e a tutta l'organizzazione di Focus 3.0, il mistero della vita, per aver deciso di voler proporre questa diretta questa sera. Alcune persone si stanno collegando in questo momento e ne sono contento. Non so dove vi troviate in questo momento, ma diciamo che al nord Italia c'è una temperatura fresca, una fresca temperatura autunnale, che tempra il freddo quando arriva tempra. Diciamo che c'è stato uno sbalzo di temperatura. Io ricordo che era la terza settimana di settembre o la quarta, si prendeva il sole, poi è stato un attimo e ci siamo ritrovati al freddo, nell'autunno. Quindi anche il corpo a volte non ha questa grandissima gioia di passare da una temperatura di 25 gradi a una temperatura di 5 gradi. Quindi siamo in una fase di cambio temperature, in una fase di cambio di stagione, in una fase di cambio. E quindi non esiste il caso. Siamo qua questa sera per cercare di passare dei momenti assieme, sereni, semplici e con grande gioia, con grande saggezza, con la grande saggezza del cuore, cercando di tenerlo attivo ovviamente. Iniziamo questa diretta che sono le 9:30. Risottolineo un ringraziamento per tutti i responsabili di Focus 3.0, tutti i collaboratori di Focus 3.0, tutte le persone che hanno deciso di volere questa serata, di cercare come intento di condividere un briciolo di motivazione per cercare di riattivarci un momento, in questo momento dove ciò che stiamo vivendo, che è globale, ha fatto un suo percorso esteriore e ha fatto un suo processo interiore, diverso per tutti noi. E quindi questa sera parleremo di questo. Sarà breve, ma cercheremo di farlo intenso, con la giusta presenza, col giusto atteggiamento. Il titolo, come sapete, di questo intervento è Disattivare le paure al tempo del Covid-19. Quindi un titolo non perché l'abbiamo pensato assieme, ma penso che sia, se io ricevessi l'invito a partecipare, perlomeno cercherei di capire qualcosa su cosa si intende per in questo momento disattivare le paure, in questo periodo dove c'è stato proprio un attacco frontale, parlo di corpo, di mente, di anima e di emozioni, un attacco frontale come prova iniziatica, se così la vogliamo chiamare, per superare alcune nostre paure.
Il sottotitolo di questa presentazione è uno sottotitolo positivo, quindi speranza e ottimismo al tempo del Covid-19, quindi disattivare le paure, però con un atteggiamento propositivo e ottimistico. Mi presento un secondo per le persone che non mi conoscono. Mi chiamo Emiliano Moroni. Da tanti anni mi occupo di crescita personale. Da diverso tempo faccio il formatore, mi occupo di processi di facilitazione di crescita individuale e di gruppo. Sono un counselor, un coach, non vorrei dilungarmi con gli epiteti dei vari ruoli che ricopriamo nella nostra vita, che non servono poi alla fine, non servono molto. L'importante è l'essenza, ciò che siamo. In realtà io sono Emiliano, sono ciò che sono. E ognuno di voi è ciò che è, cioè un'anima che sta cercando di ritornare a casa dentro se stessa, un'anima che sta cercando di prendere coscienza, un'anima che sta cercando di fare esperienza in questa dimensione, su questo pianeta, per cercare di capirci qualcosa e tornare a casa con più maturità e con più saggezza e con delle esperienze pratiche fatte in questa linea di tempo, in questo momento. Quindi sono un'anima, al di là di chiamarmi Emiliano e al di là di essere counselor o coach o facilitatore o quello che è. Sono solo parole, alla fine sono solo parole per riconoscerci, perché in realtà noi non potremmo chiamarci ciao anima, cioè potremmo anche farlo, ma in realtà non c'è una distinzione. Chiamandoci invece Isabella, Vanessa, Emiliano, Giorgio, Barbara, eccetera, abbiamo un modo per distinguerci. Okay? La cosa importante da comprendere, al di là del fatto che parlo per me, è stata una benedizione rientrare dal Sud America durante la prima ondata Covid-19, è stata una benedizione riuscire a rientrare con animali e gatti, è stata una benedizione il rientrare, l'emigrare e rientrare nella propria patria. È un processo profondo, molto profondo, per chi non l'ha vissuto, vi passo la mia esperienza. Però l'essere qua in Italia, adesso, in questo momento, con quello che stiamo vivendo in questo momento, mi dà una sensazione di responsabilità individuale, una sensazione di responsabilità sociale nel paese dove vivo, nella micro società della zona dove vivo, ma anche una responsabilità familiare, una responsabilità di gruppo allargato, quindi responsabilità, la abilità di rispondere a persone, cose, situazioni, problematiche che arrivano nel momento presente. La differenza la faccio io: più abilità ho a rispondere con saggezza, con il cuore, con la luce accesa, non dell'Enel, se no ovviamente pagheremmo troppo, ma la luce accesa della mia anima, la connessione con il mio spirito, una mente lucida e una vigilanza e un'osservazione di ciò che sta accadendo, e più tutto scorre fluido. Questo in sintesi è presenza o osservazione, auto-osservazione e osservazione. Più facciamo questo, soprattutto in questo periodo di sovrastress mentale, individuale, sovrastress sociale, più facciamo questo in questo periodo dove le paure si sono andate sommando, dove si è sommato a paura, terrore, si è sommato timore, si è sommato ansia, si è sommata depressione, tristezza, qualsiasi tipo di emozione negativa vi possa venire in mente, si sono andate sommando, sovrapponendo anche, nello stesso istante, perché le cose da processare interiormente sono tante, le cose da cercare di capirci qualcosa o da comprendere sono diverse, e quindi mi viene da dire non è facile per la mente, per l'animo magari è più semplice. Infatti uno degli intenti di questa sera è cercare di tenere elevato l'animo, atteggiamento positivo, il morale, tenerlo alto,
cercare di vivere con un pizzico di buon umore, che è insito nella saggezza dell'anima, nel svegliarci al mattino al di là di ciò che stiamo vivendo, che è sicuramente una situazione, diciamo, estrema, ma dobbiamo cercare con un atto di volontà di prendere contatto veramente con la nostra interiorità, di prendere contatto veramente con ciò che siamo per cercare di portarlo a galla per far emergere quella vera e profonda saggezza che ci permetterebbe nel momento presente di affrontare qualsiasi cosa, in particolar modo questa situazione, nel miglior modo possibile. Ok? Vedo che ci sono diverse persone che si stanno iscrivendo e aggiungendo anche adesso, quindi io vi farei una domanda, ma intanto se volete anche scrivere non c'è problema, rispondo alle domande. Covid-19, pensiero positivo o pensiero negativo? Queste sono domande aperte. Lo consideriamo come una pandemia o come un pandemonio? Possono essere domande profonde, possono essere domande poetiche, possono essere domande divertenti, dipende dall'angolazione in cui le guardiamo le domande, ma sicuramente hanno un obiettivo, cercare di farci fare nuove domande, ripensare la situazione, ripensare i nostri pensieri, ripensare il nostro modo di osservare la vita e in questo caso, in questo momento, ciò che sta accadendo. Super importante il farci e riporci nuove domande. Stiamo sicuramente vivendo tempi difficili per molte persone, per altre persone invece sono tempi facili. Vedi come la mente e come l'atteggiamento cambia il fuori, il dentro cambia il fuori. Molte volte il fuori mi può cambiare il dentro. Situazione negativa, tra virgolette, per molti, Covid-19, mi attivo delle cose interiormente negative. Per altri invece, con una grande attenzione interna a stare tranquilli, a stare centrati, a stare connessi, magari riescono a influenzare l'esterno, magari anche parenti, amici, colleghi, quello che è, ma non si fanno meno influenzare dall'esterno. Riflettiamo però che qualcosa di molto piccolo, un virus, sta facendo qualcosa di molto grande, sta avendo un effetto, molto grosso. Come lo stiamo affrontando? Questa è la domanda pratica. Con rabbia, aggressività o con calma e pazienza e tranquillità? Sarebbe molto meglio cercare di riflettere, riflettere, cioè non è solo vado in palestra e rifletto perché faccio più flessioni. No, la riflessione non è solo quella fisica, ma è proprio quella mentale o attraverso la legge degli specchi, rifletto attraverso me stesso, attraverso la vita e comprendo che è molto meglio in questa situazione che stiamo vivendo agire con calma, pazienza e tranquillità. Almeno io penso che sia molto meglio, perché già sono tanti gli stimoli stressogeni e che incitano alla paura, quindi se ognuno di noi si fa prendere dallo stress e dalla paura, non riusciamo ad aiutarci. Come anche la grande mole di notizie, la grande mole di cose che vengono veicolate costantemente, poi lo sappiamo, abbiamo tutti i social network, i telefonini, i computer, e siamo aggiornati in tempo reale con le notizie, con le news, con le mail, e quindi c'è un bombardamento di informazioni costante. Quindi se non abbiamo una forte, fortissima centratura, l'ascoltare tante notizie ci fa perdere la connessione con l'ascoltare il cuore. Spero che sia chiaro questo messaggio. L'ascoltare troppo il fuori, per l'amor del cielo, possono essere anche cose giuste, le notizie che ascoltiamo dai mass media. Però se non le discerniamo attraverso l'atteggiamento composto che ha il cuore nella sua calma e nella sua osservazione, ma ci facciamo prendere solo da ragionamenti e pensieri e comparazioni, eccetera, non ne veniamo a capo, anzi andiamo ancora più sotto stress. Quindi attenzione all'ascoltare più il cuore, magari ascoltare meno notizie e più il cuore, o ascoltare le notizie con il cuore. Veniamo un attimo alla descrizione della frequenza che stiamo imparando, tra virgolette,
per chi ancora non aveva lavorato sulle proprie paure, il Covid ha dato, la vita attraverso il Covid ha dato una botta di attivazione o di stimolazione delle paure già insite in, no, in noi stessi, nel nostro subconscio, e quindi ci ha dato il permesso di comprendere la frequenza della paura, che già la conosciamo attraverso la guerra, le guerre che sentiamo parlare. Magari non stiamo vivendo la guerra in Italia, però c'è la guerra dietro l'angolo, o guardiamo in televisione la guerra o film di guerra, quindi la frequenza della guerra, la frequenza del terrorismo, nell'esempio Torri Gemelle, la frequenza della crisi, la paura di non avere da mangiare, la paura di non avere un lavoro, la paura. E dietro c'è sempre solo una paura, che sia paura di non mangiare, o paura di soffrire, o paura di soffrire io o soffrire i miei figli, la paura è quella di morire. Vorrei dare già una soluzione qua, la morte, cari amici ascoltatori, come diceva il buon Mike, allegria, la morte non esiste. Dal punto di vista della mente, la morte esiste. Dal punto di vista dell'anima, che è eterna, la morte, l'anima dice: cos'è la morte? L'anima stessa fa esperienza in un corpo per sperimentare la morte, perché non conosce l'esperienza della morte. Invece noi, quando siamo anima dentro un corpo, però non abbiamo una grossa connessione con l'anima, ma abbiamo più messo in maniera forte, attaccata la presa dentro la nostra mente, disconnessione con l'anima, pensiamo che la morte esista e che dobbiamo averne paura. In realtà non è così, l'anima lo sa, anzi, sta cercando in tutti i modi di fare uno splendido viaggio per fare una splendida morte, per comprendere cosa vuol dire la vita e comprendere cosa vuol dire la morte. Ok? Quindi, tornando a noi, esempio di guerra, terrorismo, crisi, Torri Gemelle, Medioevo, abbiamo proprio dentro il nostro albero genealogico individuale di società, la paura è parte integrante di noi. La società non è che ultimamente ci ha aiutato con i tanti film di azione, di violenza, di orrore, o con i giochi anche. Sappiamo che i ragazzi, uno dei giochi principali al mondo più venduti sono giochi di guerra. Quindi è proprio dentro i nostri neuroni e dentro il nostro DNA o sinapsi. Il tema sarebbe quello di risolvere finalmente le paure primarie. La paura, come dicevo prima, di soffrire, la paura di perdere, la paura di essere lasciati, la paura di essere abbandonati, la paura di essere traditi, la paura di non farcela, la paura di ammalarsi. Ritornando al discorso di prima, è la paura sempre comunque quella di morire, perché quando io perdo qualcosa o vengo tradito, o vengo abbandonato, il trauma principale dentro è la mancanza o la percezione della mancanza dell'amore, e non avendo la percezione o la mancanza della percezione dell'amore, non sento che la morte è parte della vita e che la vita è parte della morte. Ok? È semplicemente questo. La società è impostata sull'ipnosi della ripetizione, ci raccontano in continuazione le stesse cose, le ripetono, le dicono, le ridicono e le ridicono ancora, e se non abbiamo capito le riscrivono e le ripetono e le ridicono, finché è chiaro che è così. E se noi andiamo dietro a certe frasi e le ripetiamo e le ridiciamo e costantemente le ripetiamo mentalmente e interiormente, ovvio che poi andiamo al bar e andiamo a nostra moglie ed è chiaro per tutti che è così che deve essere. In realtà non è così, c'è un pensiero che viene veicolato e c'è un pensiero della nostra saggezza. Vi invito a rimanere collegati più con il pensiero della nostra saggezza e di ripetere nuove frasi, perché come per la crisi, le paure, per le credenze, se crediamo a pensieri che incitano la paura, abbiamo praticamente dei cambiamenti chimici nel nostro corpo. Vi ricordo che ci sono paure e persone che si connettono a queste paure, che proprio in questo periodo dove muoiono persone per Covid, ci sono persone che muoiono di paura di prendere il Covid. Ci sono persone che stanno morendo
di paura che il figlio prenda il Covid. Ci sono persone che stanno morendo mentalmente, hanno i neuroni spappolati e sono difficilmente recuperabili perché credono fortemente alla paura del Covid. Ci mancherebbe, è giusto tutelarsi, è giusto usare tutti gli strumenti che ci sono stati dati, esteriori e interiori, per proteggerci, difenderci, ma non cadere nella trappola della pre-paura, cioè io ho paura di un qualcosa che è uno invisibile, due che non so se a me toccherà di vivere, tre non so se toccherà di vivere a un parente, che co cosa mi cambia viverlo senza la paura o con la paura? Lo vivo senza paura quando prenderò per caso. Se Dio vuole un sintomo o un mio figlio o mia moglie lo prenderà, allora lì con saggezza agirò. Ma se sono già terrorizzato e vado in giro, l'altro giorno c'era entro una posta che non conosco, non di zona, e la persona dietro la plastica mi saluta, con la mascherina ovviamente, mi saluta e mette, come si chiama, il gel. Mette il gel. Dopo 5 minuti che le parlo, le passo la tessera, lei infila la tessera, della posta, si rimette il gel, ma non è che lo mette, come dire, mi metto il gel nei capelli, no, se lo mette come panico, speriamo che il virus non sia sulla carta di credito di questo cliente. La faccio breve, in un quarto d'ora avrà messo 5 volte, cioè una volta ogni 3 minuti. Il gel igienizzante. Uno fa male alle mani metterlo tantissimo. Due, va bene metterlo una volta, ma metterlo con quell'ansia di paura di ricevere un'aggressione dal virus, ti stai facendo del male tu, perché se il virus sappiamo che attacca il sistema immunitario e la paura abbassa il sistema immunitario, abbassa le difese, questo lo sanno anche i bambini, penso, ok? Non mi serve niente stare nella paura, ma proprio nulla, anzi, è molto meglio fare proprio l'esatto contrario. Ok? Bene, proseguiamo. Quindi ripetere mentalmente, esempio, essere vigili, dominarsi e dire non faccio entrare ciò che non voglio, non faccio entrare pensieri non miei. Va bene? È un esempio. Ricordarci, cari amici, di non perdere la consapevolezza nella follia collettiva. Stiamo vivendo una follia collettiva, dobbiamo cercare di non perdere la consapevolezza in questo momento dove ci sono tante distrazioni che possono arrivare anche da familiari, da amici, da colleghi. È come dire, c'era un detto antico, poi scritto ovviamente anche nelle sacre scritture, sono nel mondo ma non sono del mondo. In questo momento, come dice benissimo il film Matrix, siamo nella Matrix, però si può anche uscire dalla Matrix interiormente. Siamo nella Matrix tecnologica creata, ma interiormente possiamo uscire. Non voglio entrare, che potrebbe essere il titolo di una conferenza, questo uscire da Matrix, uscire dalla Matrix tecnologica, entrare, nella Matrix spirituale o divina, ma dobbiamo comprendere che dobbiamo rimanere in Matrix per aiutarci e aiutare. Questo è super importante. Cambiare le parole è importante non solo come filosofo, come poeta, come giocherellone delle parole, come Bergonzoni, per esempio, ma in questo momento ci dicono Covid-19. Sapete quante persone solo a nominare questa parola? Si terrorizzano, iniziamo a cambiarla. Quindi, per esempio, la possiamo chiamare Divok Suriv. Questo è il mio nuovo pensiero. Cambio la mente, cambio le parole, cambio il mio attuale e momentaneo atteggiamento verso la vita. Okay? La parola che ho detto è il contrario di quello che è. Okay? Chiamatelo come volete, ma cambiate il nome, non chiamatelo più Covid-19, chiamatelo Brimbolo 63, chiamatelo Giummili 44, chiamatelo Mummu Mimmi
11, come volete, inventate i nomi che volete, ma cambiate nome, ok? E già quello è un click diverso, cambiate nome a ciò che sta accadendo e già quel click lì che ormai è veicolato da febbraio cambia qualcosa in noi, ok? Mentre ero in Sud America stavo ragionando sulla parola co-scienza, COVID, vid è l'inizio di vida, vita, in spagnolo vida, la coscienza della vita, perché anche se ho il mio pensiero che non sia un virus naturale, ma diciamo tecnologico, ok? Ma questo è il mio pensiero, però è permesso dalla vita che stiamo vivendo tutto ciò. Tutto ciò è permesso, c'è un lasciapassare dalla vita che ci dice dobbiamo vivere questa situazione. È come una prova, è come un esame, è come un... avete studiato? Vediamo se avete studiato. Come affrontate una prova limite? Come affrontate una prova nel deserto da soli, senza acqua? Ok, una prova limite per guerrieri, una prova per persone forti, questo periodo. Abbiamo visto che molti muoiono con sistema immunitario basso, anziani, persone che non hanno già patologie, quindi bisogna essere più forti di prima, sotto tutti i punti di vista, veramente. Bisogna avere un'autocura di se stessi ancora più di prima. Comprendere che questa cosa che è arrivata è uno strumento dell'amore. Ci sono aziende che chiudono, uno dirà, ma cavolo, ci sono aziende che chiudono? Sì, ma ci sono aziende che aprono. Ma Emiliano, c'è gente che muore, ma c'è gente che nasce. Noi siamo la coscienza della vita in evoluzione, anche e attraverso questo periodo. Abbiamo scampato tante cose. Covid non è più potente di cose che abbiamo già passato, in precedenza, ricordandoci che tutto è perfetto, la vita è perfetta, l'amore è perfetto, il cuore delle persone, se è connesso all'anima, è perfetto, ok? Quindi attenzione a queste cose che sto condividendo. Dobbiamo cercare di irradiare il cambio. Il cambio non è individuale, il cambio è massivo. Più io irradio cambio, più do la possibilità agli altri di essere come me il cambiamento, connettendoci alla fonte. Più mi connetto alla fonte, più mi è facile essere il cambiamento. Perché ho una scelta, o fluisco con la connessione alla fonte, o resisto e soffro. Se resisto e soffro, no, non voglio vedere, no, non voglio guardare, no, non voglio accettare, soffro, sto male. Se invece mi connetto alla fonte e sto tranquillo, rilassato, in accettazione, tutto fluisce per il meglio. Se attraverso il Covid ci si è data la possibilità di processare un processo di liberazione, di ristrutturazione. Questo è quello che mi sento di dirvi. Okay? La vita ci ha anche detto fermatevi per il pazzo correre, abbiamo corso per anni tantissimo, è sicuramente arrivata come effetto di un nostro maltrattarci o maltrattare la vita e ne abbiamo pagate le conseguenze. Quindi come possiamo vedere questa cosa? Come maledizione o come benedizione? Ok? Quindi dire bene. Io la vedo come una benedizione, la vedo come un'occasione, come un'opportunità, non come un disastro. Molte persone la vedono come un disastro. Se c'è una vera scelta, se c'è una vera decisione, ci può essere un'opportunità. Ma anche lockdown o non lockdown, quando arrivò il primo, se uno lo vede come opportunità, si ritira tipo in un monastero. A riflettere, a scrivere, a meditare, a pensare, a parlare, a respirare, a prendersi del tempo, talmente la vita è veloce, la vita ci fa correre sempre veloce. Cavolo, approfittiamo. Ecco, scusate, però ho detto la parola cavolo, se qualcuno di voi sa, nella saggezza ancestrale dei nostri nonni, perché si dice cavolo e non carota, e non barbabietola, mi farebbe una grandissima cortesia perché è anni che cerco qualcuno che mi dica questa cosa. Tutti noi diciamo, oh che cavolo! Avete mai sentito qualcuno che dice, oh che asparago, oh che finocchio,
Occhio e finocchio, potete dirlo all'Arcigay, e ci sta, ma oh che cavolo, chi l'ha deciso? Se qualcuno vorreste gentilmente scrivermi su questo, perché io non dormo la notte su questo dubbio atavico che veramente mi logora. Okay. Scherzi a parte, abbiamo più tempo. Abbiamo più tempo di conversare, di aprire il cuore, di aiutare. Questo è il tempo di aiutare, aiutarci ed aiutare. Ok? Più io comprendo l'opportunità di aiutarmi e avere cura di me, naturalmente poi non tengo per me stesso tutto ciò, ma lo dono con spontaneità agli altri. Questo è super importante. Una cosa che mi ero scritto di dirvi è questa. Due regali abbiamo avuto in questo periodo. Uno è riscoprire l'essenzialità della vita, quanto è semplice la vita, di quante poche cose abbiamo bisogno, okay? Nel tanto accumulare. E due, l'opportunità di ricapitolare la nostra vita. In vari processi fatti anni fa, anche di sciamanesimo o di altre pratiche profonde di trasformazione, la ricapitolazione è una pratica presente in tante tribù di tutti i continenti. Vuol dire fermarsi, fare una timeline della nostra vita, vedete che nel video non si vede bene, la timeline, ok? Non so perché faccio così dritto, ma si vede in diagonale. La timeline della nostra vita e mettere un punto zero da dove siamo partiti, a dove siamo oggi e dire: cosa devo lasciare andare? Quali pesi devo lasciare andare? Di cosa mi devo liberare? Cosa mi manca da lasciare andare, da liberarmi per essere ciò che già sono, cioè un'anima libera e felice? Questo dobbiamo fare, non c'è nient'altro da fare. È molto più importante di imparare il cinese, l'austro-ungarico, l'aramaico o qualsiasi lingua complessa o non lo so. L'importante è tornare a casa, la nostra casa. Non è casa nostra fisica, è qua il nostro cuore, la nostra anima, prendere coscienza della nostra anima cuorosa, perché la nostra anima è cuorosa, è lì vicino al cuore a livello fisico, ma è ciò che siamo, l'anima. Ok? Bene, quindi cercare di, ricapitolando, ridimensionarci, resettare, ecco la parola è reset, fare un reset, ridimensionarci, osservare, lasciare andare, guardarci dentro con sincerità, con onestà, per cercare di provare, non solo, sono convinto che tutti noi facciamo delle docce per lavarci fuori, qua si tratta di una doccia interiore, lavarci profondamente tutte le impurità e tutto ciò che non serve più per lasciarlo veramente andare, ok? Non avremo molte altre occasioni di stare con una vita un pochino più lenta, meno accelerata in auto-osservazione. Se già non abbiamo la pratica, diventerà difficile dopo. Bene? Ok. Quindi la vita è la maestra. La vita ci sta dicendo: uè! Come si dice a Napoli, uè, uno scossone, è uno scossone questo qua. La vita che ci prende per l'orecchio ci dice, uaglio, ti vuoi risvegliare? Vogliamo risvegliarci? La vita con la sua saggezza di un contadino di Salerno o di una persona che lavora al mercato e mai ha partecipato a un corso di spiritualità, o di ufologia, o non lo so, o di Kabbalah, ma c'ha una saggezza nella sua umiltà e nella sua semplicità, che già la vita gli dice, gli parla dentro, che molte volte in quelle umiltà lì, in quella semplicità lì, si ha la vera saggezza, ok? E meno in una persona che ha tanti epiteti e tanti diplomi e tanti ruoli nella società, ok? Quindi è sempre una lotta tra l'ego, mente, paure e ciò che siamo, amore, cuore, anima. Quindi sì, la vita ci sta scuotendo, l'universo ci sta scuotendo per risvegliarci, sì,
Ma non è una punizione, è una evoluzione. No punizione, sì evoluzione. Facciamo i cartelli, no punizione, sì evoluzione. Quando riusciremo di casa, anche i micro lockdown, macro lockdown, facciano quello che vogliono, ma guardiamo sempre il lato positivo delle cose. Riusciamo per essere gli stessi di prima o per essere cambiati? Io voglio uscire cambiato, con diverse idee, con diverse abitudini, migliori rispetto a prima, ok? Voglio essere una persona decisamente migliore, ok? Ok, distanziarci, distanziamento sociale, tra virgolette, però mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, lo dico con il cuore, continuiamo ad abbracciarci individualmente e continuiamo con il contatto fisico. È importante con i familiari. È super importante, se sappiamo di essere sani, l'abbraccio è fondamentale, siamo esseri umani, come dice Mengoni, abbiamo bisogno di contatto fisico, di abbraccio, di sentimenti, abbiamo bisogno di dirci che ci vogliamo bene, dirci che ci amiamo, dirci anche fisicamente attraverso il gesto dell'abbraccio, che è un gesto internazionale, stellare, è un gesto inter. È un gesto inter. Abbracciatevi per favore, è super importante. Continuiamo a farlo. Ovviamente gli abbracci in strada non si possono più fare. Noi anni fa li facevamo per lungo tempo, abbiamo fatto in varie piazze gli abbracci. Già dal 2004 iniziarono in Australia con il ragazzo nel 2003 e già nel 2004, però non è più il momento di fare quelle cose lì, però per favore, continuare ad abbracciarci, così come continuare a sorridere e a mostrare le nostre emozioni. Mi piacerebbe vedere i vostri volti con i vostri denti, con i vostri sorrisi, con gli occhi felici, con l'anima che esprime le nostre emozioni. Certo, uno dice con la mascherina si vedono solo gli occhi, a volte io non capisco cosa dice l'altro, vabbè, ma con l'espressione facciale, bene, con la morfopsicologia, si vede. Cosa dici? Come lo dici? Con che emozione la stai dicendo? Con quanta apertura? Con quanta chiusura? L'altro giorno col cappellino, con la maschera, mi mancava la pistola, eccetera. Stavo andando a fare il bancomat, veramente sembravo che stavo entrando in banca a fare una rapina. Quindi cerchiamo di, almeno in casa, dove è possibile farlo o dove non c'è assembramento, di mostrare le nostre emozioni, perché siamo esseri umani e espressivi per natura. Quindi paura del contagio, paura di morire, ma prima del Covid, io ero lì con la paura di morire ogni istante. Prima del Covid pensavo ogni momento ho paura di prendermi un raffreddore, ho paura di prendermi un infarto, ho paura di prendermi un tumore. No, prima del Covid, magari alcune persone sì. Ma non tutte. Quante persone oggi paura del Covid, paura del Covid? La guerra si gioca solo, lo ripeto, fra due parole, amore e paura. L'amore è l'assenza della paura, la paura è l'assenza dell'amore. È ovvio. Quindi se c'è amore, mettiamo amore. Se mettiamo amore, non c'è paura, si disintegra. Siamo esseri incredibilmente potenti dal punto di vista dell'amore, dell'amore incondizionato, dell'amore senza condizione. La paura svanisce perché c'è la paura reale e la paura emozionale. Paura reale, sono su un aereo, sta precipitando, mi sto sfarcellando, me la faccio sotto dalla paura. Paura reale. Paura emozionale, sto proiettando che forse un giorno prenderò il Covid, sto proiettando che forse un giorno morirò, sto progettando e proiettando che forse un giorno prenderò un infarto, un tumore, quello che è. Paura emozionale, paura che si sposta dal presente e va nel futuro, mi faccio del male da solo, non serve a niente, non aiuto me, non aiuto gli altri. Super importante. Ma le paure derivano anche dalla separazione. Separazione mentale che separa le cose in due, sistema binario, e non le unifica. L'anima unifica con la connessione, con lo spirito, mente.
L'anima cerca di unificare, al di là delle separazioni ataviche, da albero genealogico, da il creatore della fonte, da separazione dall'anima, separazione dalla madre, separazione dal padre, separazione dalla moglie, dalla fidanzata, dai figli. Parola separazione, parola chiave, eh? Lavorarci, cercare di comprenderla e di riunificarci dentro. È inutile andare in giro alla ricerca di compensazioni in cibo, sesso, droga, rock and roll, ognuno la sua, fumare. Ricordo a tutti che questo è saggezza ancestrale profonda, che fumare non è salutare. Ok? Fumare è così. Salutare è così, quindi fumare non è salutare. È super importante ricordarcelo. Lo dico perché a volte uno trasla e mette uno sopra l'altro. Ok? Detto questo, con questa saggezza vietnamita del 300 avanti Cristo, la paura a volte ci fa congelare, la paura a volte ci fa comprare per la mancanza, ci fa accettare cose come in questo momento stiamo accettando di tutto di più per paura di Covid, di qualsiasi cosa sia, accettiamo regole, dottrine, filosofie, norme, cose innormabili vengono normate e noi le accettiamo per il quieto vivere. Va bene, è giusta la tutela, ma attenzione al comprendere cosa accettiamo. Per vincere la paura, alcuni passi semplici sono questi. Possiamo ignorare la paura, quindi a livello di correlazione sistemica interna io ignoro il pensiero paura. Vi invito a non combattere contro la paura, vi invito invece a prendere atto della presenza dentro il cuore, dentro l'anima, per accogliere ciò che c'è. Facendo questo superiamo la paura, muovendoci in varie direzioni, non solo andando dietro un pensiero, ma cercando di muovere l'energia interiore, cercando e attivando il lasciare andare attraverso l'essere e l'osservare. Ok? Sono piccoli spunti per ricordare una vecchissima filastrocca che diceva l'amore lascia fuori il timore. Era una filastrocca che ripeteva a più non posse l'amore lascia fuori il timore. E il leitmotiv era proprio questo: l'amore lascia fuori il timore. Lo dice, non ci sarebbe nient'altro da fare. Aggiungi amore e il timore va via. Perché fuori dalla paura di essere contagiato, voglio contagiarti con un virus. No, no, anche lui in internet ci vuole contagiare con un virus. Sì, vi voglio contagiare con un virus, ma è un virus nuovo. È un virus che si chiama la frequenza dell'amore. Si chiama Blingubit. Blingubit, la frequenza dell'amore. O anche chiamato la 9G. Sapete che c'è la 5G, c'è la 4G, c'è la 3G, c'è la 2G e stanno già progettando la 6G. Noi siamo andati oltre, siamo alla 9G, 9G, GG, 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 le 9G. Sono una cosa potentissima, le 9G della frequenza dell'amore. Non mi dilungo, ma è importantissimo. Altro che 5G, la frequenza dell'amore dobbiamo espanderla ogni istante, come? Con tenerezza, con garbatezza, con carezza, con dolcezza, con lentezza, con bellezza, con fierezza e con purezza. Ovviamente non con tutte le accezioni negative, che può essere con monnezza, con bruttezza. Tutto ciò che finisce in ezza, negativo, scartiamolo di default, ok? Ma sì, aggiungere la parola chiave sempre che finisce con ezza, l'arte della gentilezza, esatto. La vita è una questione di equilibrio, viviamola con gentilezza,
Vogliamo ricevere gentilezza? Siamo gentili. Vogliamo ricevere bellezza? Cerchiamo di mettere in atto la bellezza, che non è andare dal parrucchiere, che non è andare dall'estetista, è andare dal parrucchiere interiore, dall'estetista interiore, che mi rimodella interiormente. Ok? Vi invito a fare un esercizio se vi va. Vi va? Grazie per la risposta, tutti quanti assieme. Facciamo questo esercizio. Si chiama meditazione dal futuro. Immaginiamo di essere nel 2021 o 22? Facciamo 21? Facciamo 22, dai, facciamo 22. Immaginate la data che volete, 2022, 2023, 2030, immaginate la data che volete, ok? E respiriamo profondamente nel momento presente, osservando l'oggi. Osservo l'oggi, osservo ciò che sta accadendo nella società, però lo osservo già fra qualche mese, fine 2020, fine 2021, lo osservo dal 2030, esempio, alla fine del 2020 o inizio 2021. Come già tutto è cambiato, inizio a mettere un atto di coscienza propositivo, che tutto è già modificato, che tutto è già cambiato per il massimo bene mio e di tutti gli esseri umani e di tutti gli animali, di tutta la vita. Praticare questo aiuta a vivere più sereni, a immaginare un futuro positivo, a stare un pochino più tranquilli, ma cercare di avere il morale e il buon umore, il giusto che serve, con la giusta respirazione, tornando dentro di noi, nel nostro punto zero, imparando a vedere il visibile nell'invisibile, creando un futuro possibile. Ok? E se non succede, non succede. Accetteremo ciò che succederà, vivendo il potere del momento presente, dove tutto è più immediato, più chiaro, posso comunicare più tranquillo, condividere con forza, con presenza, con attenzione, con umiltà. Questo lo posso fare. Per trovare cosa? Pace interiore, calma, che è quello che un po' che cerco di trasmettere stasera, anche se sto parlando tanto, spero di trasmettervi un po' di tranquillità, profonda, un po' di spunto a essere fermi emozionalmente, seppur in una giungla e in un momento molto faticoso, ritrovando, come abbiamo detto prima, unità e non separazione, fortificando le difese. Fortificare le difese non è solo attraverso bere vitamine, che va benissimo, vitamina C, D, A, E, piante, prodotti erboristici, mantenere il nostro sistema immunitario e neurologico forte. Questo vi invito a farlo, ma l'atteggiamento interiore che veramente dà una botta potente al sistema immunitario e al sistema neurologico, ok? Più ho il sistema integrato, corpo, mente, anima, spirito, connessi ovviamente al sistema immunitario, sistema neurologico, nella nostra coscienza integrata, nel nostro essere consapevolezza integrata, posso affrontare tutto più forte e più saggio. Ok? Quindi sì, irradiare per apprendere ancora di più, avere fede, che non è parola religiosa, fede è fiducia, confidare, credere, tutto è possibile. Segui il tuo istinto, segui il tuo intuito, è la tua anima che ti sta guidando. Guarda i segnali che a livello di legge degli specchi la vita ti porta davanti, seguili che sei sempre nel posto giusto, nel posto perfetto. Cerca di comprendere che puoi credere anche se non vedi fuori qualcosa, ma c'è qualcosa dentro di te che ti dice vai di là, anche se tutti ti dicono vai dall'altra parte. Focalizza e attendi, ok? Focalizza e attendi. La cosa importante è la comprensione che tutto ciò che abbiamo detto questa sera possa servirci a alzare la frequenza. La frequenza della paura è una frequenza bassa, di istinti bassi. Noi dobbiamo alzare la frequenza dalla paura all'amore. Come alzo la frequenza? Prendo la radio
e alzo il volume. Certo, prendo l'anima e alzo il volume della voce dell'anima per sentire la voce dell'anima e mettere in pratica ciò che l'anima vuole, non ciò che la mente vuole. Ok? Questo è super importante da fare. Quindi, uno, faccio vibrare l'anima, come dice il buon e fantastico, che stimo tantissimo, Corrado Malanga. Far vibrare l'anima. È una cosa che a me era chiara, ma Corrado la sa spiegare perfettamente. Vivere con allegria, due, vivere con allegria, gioia, ottimismo, vibrare su quella frequenza, sull'ottimismo, ok? Tre, pensare positivo e guardare a ciò che c'è e non ciò che manca. Guarda ciò che c'è e non guardare ciò che manca. Più guardi ciò che c'è, più questo si espande. Più guardi ciò che manca, più questo si espande. Quindi cosa faccio? Guardo ciò che c'è. Se guardo ciò che manca e mi ipnotizzo in ciò che manca, mi stresso e vado sotto le scarpe come energia. Ok? Quindi entusiasmo, viverlo veramente l'entusiasmo e condividerlo. La parola entusiasmo è una parola bellissima, profondissima. Enteos, asmos, l'azione di rincontrare la divinità dentro. Dentro di me e dentro gli altri. Se sono entusiasta, aiuto gli altri ad attivarsi in ugual modo. Ok? Spensieratezza e lucidità, atteggiamento mentale spensierato e lucido, super importante. Saggezza della coscienza, altro spunto. Non combattere il vecchio, ma costruire il nuovo, altro spunto, pratico. Ricordarci che siamo esseri potenti, inarrestabili, siamo vortici in espansione, siamo la vita che vuole vivere, siamo indistruttibili a livello dell'anima, siamo l'essere, la fonte che ama attraverso di noi. Siamo stati, siamo e saremo per sempre. Sgabbiamoci oggi, sglebalizziamoci oggi. Perché siamo già ora profondamente liberi. Ok? Quindi manifestare in piazza o manifestare la realtà? Manifestiamo la realtà innanzitutto, ok? Eliminando le basse frequenze, vizi di tutti i tipi, bugie, falsità, sensi di colpa, sfiducie. Liberiamoci di tutto. Dobbiamo arrivare nudi con la nostra anima, non nudi striptease, striptease interiore. Ok? La cosa necessaria da fare è uno striptease interno per imparare a dire sì a ciò che è giusto dire sì e apprendere a dire no a ciò che è giusto apprendere a dire no. Per comprendere il valore della libertà, spero che l'abbiamo capito, mentre continuano ad arrivare attacchi sulle limitazioni della nostra libertà, eleviamo la frequenza e stiamo nel livello di libertà dell'anima. Se no, potremmo soffrire, stare male. Tutto ciò che abbiamo cercato di dire questa sera è per aiutarci a comprendere che l'unico vero virus si chiama ego, non si chiama Covid-19. Si chiama ego, strutture mentali di arroganza, di egoismo, di egocentrismo. Di orgoglio, questo è il vero virus da debellare a livello di pianeta, a livello di umanità, per cercare di essere orientati dalla coscienza e non disorientati dall'ego che si fa prendere dalla paura degli eventi. Questo è fondamentale, fondamentale importanza. Approfittiamo di questi momenti, ragazzi e ragazze. Per la trasformazione, trasformazione, trasformare con azioni presenti le nostre forme, la nostra persona, il nostro carattere, la nostra identità, le nostre connessioni, per provare nel nostro piccolo a diffondere speranza, fiducia, incoraggiare, spronare, consigliare in maniera semplice. Tutto questo sì, l'abbiamo capito, una grande, grande prova, un grande esame, un grande insegnamento. Soprattutto un grande insegnamento, perché se la morte non esiste,
prima o poi, come diceva Troisi, ricordati che devi morire. Sì, mo me lo segno. E me lo segno che devo morire. Speriamo di non soffrire troppo. E boh, se la morte è parte della vita, accettiamola come parte integrante. Non viviamo le paure in questo periodo. Viviamo con saggezza, meditiamo, respiriamo, riflettiamo, parliamo, respiriamo. Abbracciamo gli alberi, abbracciamo gli nostri amici animali, parliamo, ascoltiamo, stiamo anche in silenzio, parliamo già tanto, la nostra mente è sempre attiva. Ricordiamo le cose belle, lasciamo andare le cose brutte. È molto semplice ciò che c'è da fare, perché ok il virus, ok i morti, ok i problemi, però ringraziamo per cosa? Troviamo sempre un motivo di ringraziare la vita, ringraziare l'amore, ringraziare la pace, ringraziare i familiari, ringraziare tutte le opportunità, le possibilità. Perché io voglio, io merito e sono sicuro di uscire di qua, da questo gioco chiamato Matrix, dal quale sento da tempo di esserci già uscito come gioco interiore, come una nuova persona, più umile, più semplice, più serena, più pacifica, più vera. Più coerente, questo voglio e questo voglio per tutti. Mi piacerebbe, poi non posso mettermi interiormente dentro le persone, ognuno ha il suo libero arbitrio e deve giustamente scegliere ciò che vuole fare di se stesso. E quindi abbiamo inteso che questo è stata una prova, è una prova per apprendere la determinazione, l'autocontrollo, la forza interiore, il dominio proprio, ok? Quando salirò di qua, sarò una persona ancora con paura o con coraggio? Sarò un perdente o un vincente, un vincitore? Ottima domanda. Dietro a tutto ciò c'è una prova di amore, una prova di amare, una prova di comprensione che tutto è veramente amore, la vita è amore. Tutto questo è permesso per crescere, per migliorare, per sempre, affrontando con saggezza questa estrema situazione. Per trasformarci veramente in guerrieri dell'amore o in guerriere dell'amore, par condicio, inclusione. Questo è uno slogan che dicevo anni fa: spegnete il televisore e accendete il cuore. Stiamo vivendo una battaglia già vinta dall'amore. Questa battaglia che stiamo cercando di combattere con armi umane. Non combattiamola con le armi umane, l'abbiamo già vinta con armi interiori. L'amore ha già vinto questa battaglia. Sentiamolo nel profondo del cuore, che tutto sia svelato, che tutto sia portato a consapevolezza, che tutto sia portato a galla, alla luce di tutti, che tutto sia compreso, che tutto sia chiaro, perché tutto proviene dalla fonte del bene. Che l'amore del cielo e della fonte primogenita possa scendere nelle nostre zuccone e illuminarle, possa scendere nei nostri cuori e riattivarli. Che la stella che sei possa riaccendersi e illuminare anche nel tuo piccolo, ma farlo, se no è una vita sprecata, la vita è breve e veloce. Siamo piccoli raggi connessi a un grande sole. Venuti qua per provare a illuminare. Dobbiamo ricordarlo questo, l'essere raggi, ma l'essere anche piccoli soli, non soli di solitudine, soli di energia solare, di solarità. Ok? Questo è super importante ricordarlo. Bene, dobbiamo risvegliarci. Dobbiamo farlo. È un dovere in questo momento, non un doveri, doveri? No, non lo so, dovere. Dovere per ricominciare a lavorare in una maniera unica. Così come si dice è un capolavoro, dobbiamo iniziare a capolavorare. Capolavorare. Non più lavorare, capolavorare. Io voglio capolavorare nella nuova società. Bene. Vi lascio con uno slogan che è sorridi alla vita, la vita ti sorride. Più sorridiamo alla vita e più la vita ci sorride.
Vi ringrazio tutti della vostra presenza, è stata un'ora semplice, passata rapida, intensa. Se qualcuno ha voglia di scrivere qualche domanda, io vi scrivo nei commenti la mia mail, che comunque è nome.ilcognomeemiliano.moroni@live.it, potete scrivermi a questa mail, o potete cercare il mio contatto direttamente in Facebook, Emiliano Moroni, per rimanere in contatto. Se avete delle domande, sono felice di rispondervi per quello che posso rispondere. Non sono nessuno. Ah no, devi essere qualcuno, devi essere qualcuno. No, non sono nessuno. Però, nel non essere nessuno, posso dire qualcosa. Magari di utile a me stesso, in primis, e a qualcuno. Ah, ciao Emiliano. Ah, eccole qua, ciao Emiliano, buonasera. Tutto ok, Emiliano? Buona live. Grazie, Anna. Roberta, buonasera. Maria Cristina, buonasera. Lo considero un'opportunità, Mia Zarini. Buona live, Enrico Ballantini. Grazie, Enrico. Prima non ho ringraziato Enrico, grazie della collaborazione, dell'organizzazione. Grazie, Cinzia. Ina, centrati nel cuore, benedire. Bravissima, Ina. Potrebbe collegare a che una volta si diceva che i bambini nascevano sotto i cavoli e più erano grandi, più i bimbi erano belli, potrebbe essere. Grazie Valeria! Non l'avevo letto prima, scusate, non stavo guardando la chat, ma che facilitatore dell'ostrega che sono. Grazie Valeria! Bravissima, non ci avevo mai pensato a questa cosa qua dei... grazie Enrico, del bravo preparato, ci proviamo. Grazie Agata dell'arcobaleno. Sabrina Stoppa, un nome, una garanzia, mia cugina. Grazie Isabella, è sempre una gioia nel cuore sentirti, anche da parte mia ti voglio bene. Grazie Antonia, carissima Antonia. Sì, lei scrive bellissima e amorevole relazione. Ci proviamo, dai, di questi tempi, già cercare di rimanere connessi con l'amore proprio verso se stessi. L'altro giorno stavo cercando di aiutare una signora che non stava bene, che dice: "Ehi, io mi scarico sempre tanto, aiuto in questo periodo, aiuto tanti, tanti tanto gli altri, quello, i miei figli". E io ho detto: "Ma tu ti stai aiutando te stessa?". "No, ma io non ho tempo per me stessa, sono sempre..." "Sì, però va bene aiutare gli altri, però un minimo di attenzione per se stessa devi averlo, se no poi è ovvio che stai male, ti scarichi". E lei ha detto: "Ah, e come devo fare?". "Io sono credente". "Ma allora se sei credente, io ho una mia filosofia, ma se sei credente metti in pratica il principio del tuo credo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Non ami al prossimo, ama il prossimo tuo e basta. Ama il prossimo tuo come te stesso". Quindi amati e ama che vieni amato, tranquillo. Cioè, se, lei in questo caso aveva la dinamica di amare per ricevere attenzione, amare, farsi notare, amare, aiutare, ma poi non c'era una vera connessione con se stessi. Se non c'è una connessione con te stessa, con l'amore che tu ti dai a te stesso, tu puoi dare amore agli altri, ma ti scarichi perché non ce l'hai dentro di te veramente. Sì, lo stai dando, ti sforzi, ma in realtà è una copertura, hai una mancanza di amore che stai coprendo dando amore agli altri, che in realtà non stai dando amore, ma stai dando la richiesta di avere amore da loro, in realtà. Stai fregando gli altri, stai fregando te stesso, è un giochino, non lo facciamo apposta, sono strategie dell'ego, sono regressioni che ogni istante abbiamo, io in primis. È stato per me un periodo difficile questo qua, anche per me. Cioè, se sentite un giorno un facilitatore che vi dice: "Io sono arrivato, sono una persona perfetta e ho fatto questi corsi e parlo dal mio pulpito", io spengo canale, cioè, perché cerco l'umiltà, perché
Per me il must è l'umiltà. Non che io sia umile, ci provo. Non che io sia semplice, ci provo. Un po' quella umiltà e semplicità francescana che però spesso nelle aziende o comunque nei percorsi di facilitazione, di motivazione, di coaching, di counseling, eccetera, spesso, o comunque nei percorsi anche di ufologia o di tutte le materie che bellissime che si condividono su Focus 3.0, spesso il relatore, io in primis, si entra nel ruolo del ruolo. Emiliano con il suo diploma, con il suo coso, con il suo Gennaro, invece non siamo nessuno, cioè siamo tutti uguali a livello dell'anima, siamo veramente tutti parte della stessa anima collettiva e possiamo solo farci da specchio gli uni gli altri e cercare di aiutarci nella maniera più saggia, semplice e umile possibile. Basta, questo volevo dirvi, a volte perché vedo che ho la schiena destra, sinistra, non so, ho bisogno di una kinesiologia pratica. Ah, se avete delle domande pratiche, poi faremo una pausa. Vi ricordo che abbiamo quattro atti, finisce adesso la prima ora, pausa di 5 minuti, un'altra ora, pausa di 5 minuti, un'altra ora, finiamo alle 2 di notte praticamente. No, sto scherzando ovviamente, sta per terminare il nostro tempo, però io posso andare avanti a parlare, non ho istruzioni, cioè sono io quello che dovrebbe interrompere teoricamente la conversazione, però c'è una chat, non vi vedo, vi vorrei abbracciare tutti quanti, spero che possiate sentire il mio abbraccio. Stamattina mi sono dedicato a me stesso, sono andato in un bosco a raccogliere castagne, non l'avevo mai fatto in vita mia, è stato bellissimo e ho abbracciato un albero. Immaginate che vi sto abbracciando o immaginate di abbracciare un albero, fate come volete, e sentire il calore dell'anima che è felice, che scambia amore, con un altro essere umano o con un albero. Sarebbe bello farci una foto così, rimanere in questa. Che la vita ci ricordi così. Tranquilli, sorridenti, umili e semplici. Era perfetto l'orario, grazie. Bene. Ok, Evelyn, grazie mille. Grazie a tutti. Io vi do un grande abbraccio, un grande grazie. Che possiate pa passare una notte serena. Io sono felice di collaborare con Focus 3.0, mi sento a mio agio, non so perché, è un sentire che si ha interiormente. Spero di essere arrivato in qualche cuore per aver cercato di portare un po' più di pace e benessere interiore, profondo e veritiero e per sempre, perché quando facciamo una piccola trasformazione la facciamo per sempre. Un grande sorriso, un grande in bocca al lupo, crepi il lupo, forza e coraggio, che la vita è un passaggio, teniamo duro, questo periodo è un periodo intenso. Male che vada, come diceva Troisi, moriamo, che dobbiamo fare? Ci tocca prima o poi, quindi viviamola con saggezza. Io non seguo mai i facilitatori, sono capitato qui per caso e mi sei piaciuto, bravo, si sente la tua umiltà. Grazie Paola. Ecco, una cosa che potete fare per rimanere in contatto, chiediamoci l'amicizia in Facebook e andiamo avanti a chattare in Messenger fuori di qua, poi in privato ci scambiamo anche il WhatsApp o la mail. Adesso io ve la scrivo qua, emiliano.moroni, se riesco a scrivere, sono un po' imbranato in tecnologia,
Sono più preparato in umanologia. La tecnologia non è il mio forte. L'umanologia mi viene meglio. Grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene, che possiate essere riempiti di grande amore e di grande saggezza in questi tempi. Ciao. Ciao Sabri, ciao Vanessa, ciao Isabella. Ciao Paola, ciao Maria, grazie Anna, grazie Ornella, grazie Evelyn, grazie Paola, grazie Sabrina, chi altro? Agata, Enrico, grazie Focus 3.0, il mistero della vita, a risentirci, sono sicuro che faremo altre dirette, e con delle sorprese molto particolari per voi. Un grande saluto da Emiliano con affetto. Ciao.